C'è un tipo di solidarietà a Cagliari che avviene anche sul ricordo di un evento tragico, ovvero della morte della propria figlia a causa di un tumore. Succede appunto a Cagliari in via Giardini, al numero 159 nella comunità Papa Giovanni XXIII, casa famiglia Madonna della Tenerezza. Qui la signora Eleonora Galia, nei fatti, dal 14 settembre scorso ha deciso di organizzare un qualcosa di molto solidale. Che cosa? È il sogno di Giulia, praticamente raccogliamo giocattoli, vestiti, seggiolini, passeggini, culle, tutto quello che può servire dalla gravidanza fino ai bambini di 10 anni, li distribuiamo alle persone che ne hanno necessità. Quante sono le persone che hanno necessità, che stanno venendo due volte alla Tante, settimana qui da tante, voi? tante, 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 sempre di più, sempre di più. Non pensavamo di avere Ogni questa. settimana quante madri vengono ai due appuntamenti? 10, Fino a una 12. decina. Lei è Roberta, Io ed sono è Roberta, una volontaria. sono volontaria. E poi c'è anche il signor Zeda, che è il padre della ragazza scomparsa. Anche lei ovviamente partecipa a questa iniziativa di solidarietà. Sì. È importante. Sì, è importante. Quindi voi nei fatti Perché date. Giulia voleva aiutare gli altri, era il suo obiettivo, tutta la sua roba lei l'aveva già destinata ad altri bambini che non potevano comprarsela, quindi anche prima di morire aveva fatto dei pacchi per distribuirli, quindi vogliamo continuare il suo sogno, appunto, che è quello di aiutare i bambini. Qui nei fatti ci sono dei cagliaritani che possono permetterselo, che portano Sì. Molta generosità, del molta, molta. materiale nuovo o anche usato. Soprattutto usato, ma c'è anche roba etichettata. Volendo fare una media, in una settimana voi avete due appuntamenti, siete aperti due volte alla settimana, Sì. Il il mercoledì e mercoledì il e il venerdì. venerdì Da che ora a che pomeriggio, ora? dalle 17:30 alle 19:30. In media, quante madri, quante famiglie si rivolgono a voi in una settimana? Settimana scorsa 25:30. 25:30. L'ultima venerdì scorso, sì. Coppie giovani spesso. Soprattutto Sì. giovani, Soprattutto soprattutto giovani. giovani, molti stranieri, molte mamme in gravidanza che stanno già pensando di prendere il trio piuttosto che una culla, piuttosto che una fascia per la gravidanza e tutte queste Quando cose qui. vengono qui da voi vi chiedono appunto un oggetto o un altro, comunque per il proprio o futuro figlio o futura figlia, oppure anche per un neonato, nei fatti quindi una nuova vita che già esiste. Lo fanno tranquillamente oppure un po' si vergognano? Non lo fanno tranquillamente, sono abbastanza, cioè noi siamo noi che agevoliamo la loro richiesta tranquillamente, senza vergogna e con tanta dignità. Voi, tra l'altro, chiedete anche uno spazio più grande, vi appellate un po' Sì, alla generosità di chi può offrirvi una di una struttura più parrocchia grande. o di qualche centro che abbiano la possibilità di ospitarci per avere un posto più grande per far sì che possiamo aiutare più gente possibile. Ricordiamo al volo come è possibile contattarvi, ovvero esiste una pagina Facebook, cosa Sì, bisogna cercare? esiste una pagina Facebook, si chiama Regaliamo a tutti i bambini a Cagliari, il sogno di Giulia. Sì,